Non so che piano stiano ideando, sinceramente. Ronaldo Junior adesso sta cercando con la mano di forzare un po' la serratura, ma non ci ha visto, meno male, non ci ha visto. Un po' segreto, bam! Madonna, gli ho fatto zuppare la testa! Oddio, un blocco stradale! Oddio! Lamborghini Urus sorprendentemente raggiunge quasi 240 km/h. Una guardia, abbiamo fatto resistenza a un pubblico ufficiale, siamo scappati, siamo ricercati a 3 stelle. Pagliacci e pagliacce, io vi voglio chiedere una cosa veramente importante. Ma voi lo volete mettere un mi piace a questo video per quello che farà Ronaldo Junior oggi? Perché forse Ronaldo Junior forse non ha ben capito quello che gli succederà, le conseguenze che gli succederà. Quindi secondo me è meglio se mettete un bel mi piace a questo video. A bomba pure. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, qua Megozzo e ben ritrovati a bomba su questo nuovo video scelto da voi sul mio canale, dove Ronaldo e Ronaldo Junior si sono trovati in galera, ragazzi, per quello che hanno fatto in passato. Per cui adesso la situazione si sta veramente complicando perché non possono pagare per uscire, non possono fare praticamente nulla. Gli avvocati di Ronaldo stanno lavorando alla causa e ciò che è peggio è che Ronaldo Junior, ragazzi, non ce la fa veramente più. Un bambino di 10 anni a stare in una gabbia, un altro po' di 2 metri per 2. E giustamente, ragazzi, si sente di impazzire. Per cui non perdetevi per nulla al mondo tutto questo video, guardatelo fino alla fine perché Ronaldo Junior finalmente sarà il più pazzo di tutti, come giusto che sia, ragazzi, perché qualcosa sicuramente lo spingerà a fare quello che farà. Per cui, siccome non sappiamo ancora il suo piano, vi invito a guardare il video fino alla fine, perché a fine video saluto le ultime 5 notifiche di Instagram. Quindi saluto gli ultimi 5 di voi, vi ricordo che trovate qui in descrizione, basta che cerchiate chiocciola Real Anthony e potrete avere la possibilità di essere salutati da me next time, in tutti i prossimi video. Per cui mi raccomando, passateci 2 minuti. Ragazzi, come ben vedete, continua la vita di Ronaldo in questa piccola prigione che, tra l'altro, non possono portarci al carcere vero e proprio perché alla fine non abbiamo commesso un reato molto grande. Quindi ci tengono qui in questa piccola cella dove non possiamo nemmeno respirare. Infatti, Jasmine è venuta a fare visita a Ronaldo Junior. Samantha non può perché ha lavoro, ragazzi. E tra l'altro, dopo aver perso i mondiali, sono veramente incazzato nero, cioè sono talmente incazzato, ma talmente incazzato che non so più cosa fare, che mi è anche successa questa cosa da sopra. Per cui lasciamo perdere. Qui ci sono due guardie che si stanno controllando, appunto, che non succeda niente di strano. Però la cosa mi sfugge un po' di mano, perché sinceramente Ronaldo Junior sta parlucchiando con Jasmine a sottovoce, cioè non la sente manco la guardia, da un bel po' di tempo. Quindi non so che piano stiano ideando, sinceramente. Io sono riuscito ad avere almeno il cambio di vestiti da Samantha, che me l'ha portato, ragazzi, almeno non rimango sempre con gli stessi vestiti. L'unica nota positiva è che non c'è più il barbone che puzzava, l'hanno rilasciato e l'hanno fatto andare via. Quindi, ragazzi, non so ancora quanto durerà questa situazione con Ronaldo e Ronaldo Junior, ma vi dico che questo video è incentrato su una vostra decisione e anche i prossimi che succederanno, per cui vi invito a non perderli, ragazzi, perché questa fantastica serie non è ancora finita. Per cui vedremo un po' come se la giocheranno Ronaldo e Ronaldo Junior. Anche se Ronaldo Junior mi sta un po' insospettendo, chissà che sta tramando, ragazzi. Vabbè, ragazzi, comunque in ogni caso sono le 22:23, quindi mo ci porteranno da mangiare e andremo a letto, per cui sarà meglio darci una mossa. Ok, ragazzi, come immaginerete, siamo in questo momento Ronaldo Junior. Papà si sta muovendo in continuazione perché poverino non riesce a dormire. E non lo biasimo perché è impossibile dormire. Cioè, guardate, è un materasso sottilissimo. Ditemi voi come si fa a dormire in questo caso. Cioè, è veramente impossibile. Cioè, dormire in queste condizioni, ragazzi, è illegale. Per cui vi spiego il mio piano, ragazzi. Ho detto a Jasmine di farsi trovare esattamente adesso fuori con la Lamborghini Urus, perché è l'unica auto con cui possiamo fare una fuga. Mi sono fatto dare dei grimaldelli e mentre la guardia è lì che non capisce, Ronaldo Junior adesso sta cercando con la mano di forzare un po' la serratura. E se ci riuscirà, ragazzi, non ci resterà altro che stordire la guardia e uscire subito da lì, dall'uscita di emergenza, per poi trovare Jasmine e scappare via. Non ho voluto dire niente a papà perché papà è già più grave delle mie condizioni. Se io lo dicessimo, ragazzi, non uscirebbe proprio più dal carcere, anche se è un calciatore. Se forse da giorno ci sei riuscito. Ci sei riuscito? Ci sei riuscito, ragazzi. Oddio, fai piano che non ti devi sentire. Fai piano, piano, piano.
Ma non ci ha visto, meno male, non ci ha visto. Qui ragazzi, non mi resta altro che aprire questa porta e fargli il colpo segreto il prima possibile. Ronaldo Junior, sei pronto? Vai, il colpo segreto, bam! Madonna, gli ho fatto super la testa! Madonna! Oddio, forse ho esagerato. Meno male che non è uscito del sangue. Che ragazzi, la buona notizia è che lui è stecchito, penso. Non è uscito il sangue. Meno male, la brutta notizia è che la sigaretta che si stava fumando non è ancora stata fumata. Comunque, non possiamo perdere tempo. Ancora penso che non si sia accorto nessuno. Papà sta dormendo, meglio così, ragazzi. Forse conviene darci una mossa prima che il poliziotto dia l'allarme. Ma perché sto ancora qui? Dobbiamo scappare, ragazzi. Fuori dovrebbe esserci Jasmine di regola, perché il piano sta andando tutto come doveva andare. Jasmine? Oddio, ragazzi, è buio pesto. Che ragazzi, fortunatamente il cancello si è aperto. Jasmine! Oddio ragazzi, Jasmine non c'è, sono anche deidratato. Ragazzi, secondo me a momenti si accorgono che siamo spariti e ci arriveranno tipo tutte le stelle là sopra. La polizia, dov'è Jasmine? Oddio ragazzi, Jasmine non c'è, forse è dietro l'angolo. Aspetta, fatemi dire, forse è dietro l'angolo. Ragazzi, forse l'ho trovata. Sì, ragazzi, l'ho trovata, oddio, madonna, mi investivano come non riconoscere la Lamborghini gialla. Jasmine! Jasmine, ci sono! Jasmine! Oddio, scusa, ti ho buttato a terra! Jasmine, dobbiamo andarcene, muoviti, sali, sali, sali! Rendo giù, già fai salire! Ok ragazzi, ho detto a Jasmine di mettersi dietro, non si sa mai, potrebbe succedere veramente qualcosa. Forse dovremmo sgommare e andarcene via prima che arrivi la polizia, perché a momenti arriva seriamente. Ecco ragazzi, come vi dicevo, a quanto pare siamo già ricercati. Oddio! Cosa? Ma perché? Ok ragazzi, come immaginavo, come vedete, il contatore ci conta che abbiamo 2 stelle. Dobbiamo scappare il più presto possibile. Non ho idea di. Sicuramente se ne sono accorti che siamo scappati, se no ci sarebbe scattata la polizia. Dobbiamo prima di tutto seminarla e cercare di andarcene da qualche parte, perché Jasmine ha deciso di scappare insieme a me. Mi sembra ovvio che aver atterrato un agente di polizia e averci fatto aiutare. Oddio, c'è un'altra auto! E averci fatto aiutare da Jasmine, ragazzi, questo comporta non solo resistenza a un agente pubblico, non mi ricordo com'è che si dice. Sì, insomma, un poliziotto, ragazzi, non mi ricordo com'è che si dice. Ma siamo stati anche aiutati da Jasmine, oddio. Vabbè, la facciamo aggiustare la Lamborghini Urus. Siamo stati anche aiutati da Jasmine, quindi se ci dovesse arrestare, ragazzi, metteremo nei guai anche Jasmine. Ma dove sto andando? Fottuti. Veramente, la fuga di Ronaldo Junior, ragazzi, sta tornando, secondo me. Oddio, un blocco stradale. Oddio. Ma devo dire che l'ha superato veramente con classe. Ok, ragazzi, la situazione si sta facendo veramente pessima. Abbiamo la polizia alle calcagni, abbiamo lasciato la città da un bel po' di tempo. Stiamo cercando di andare il più veloce possibile per non farci, vabbè, la targa ormai la sanno che è di papà, ma che poi è rubata dai guardi, tra l'altro, quindi ragazzi le cose non vanno per niente bene, perché dobbiamo cercare non solo di scappare ma anche di nascondere la mano di un altro blocco stradale. Ronaldo Junior, madò, come l'ha superato. Stiamo, ragazzi, la Lamborghini Urus sorprendentemente raggiunge quasi 240 km/h, ma cosa ci dobbiamo aspettare da un Lamborghini se non questo, ragazzi? Oddio, stiamo fightando con un'auto della polizia, ma Ronaldo Junior resiste e ce la fa. Ragazzi, la nostra fuga non può finire così, non può finire assolutamente così. Allora, secondo me dobbiamo fare un'unica cosa per riuscire a seminare una volta per tutte. Dobbiamo cercare di andare contromano. Oddio, Ronaldo Junior, madonna. Ma ok ragazzi, siamo nei guai, siamo nei guai, siamo nei guai. Vai Ronaldo Junior, provaci, provaci. Oddio ragazzi, Ronaldo Junior sta facendo la pazzia più assurda che lui abbia mai fatto. Sta andando. No! Bravo, potrebbe essere un'idea andare di qua, no! Ma comunque la polizia ce l'abbiamo dietro! Ce l'abbiamo dietro! Ronaldo Junior, ma sei sicuro di quello che stai. Ragazzi, non ci sto capendo una mazza manco io. Stiamo spaccando legno, abbiamo. Ecco. Ci mancava soltanto un elicottero. L'elicottero. Ronaldo Junior, se semini l'elicottero, secondo me li abbiamo seminati. Scappa! Forse ci siamo. Li abbiamo seminati guardando dalla mappa, sono un po' tutti lontani. Ronaldo Junior, nasconditi, mettiti dietro questo fienile, non lo so, da qualche parte la nostra fuga comunque è super illegale, sfonda questo recinto. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Allora, non so perché Ronaldo Junior abbia una macchia di sangue sulla schiena, forse si è fatto male cadendo dalla Lamborghini. Sono salito qui per vedere Jasmine, ragazzi, a quanto pare. Vi ricordate quando dicevamo che ragazzi Jasmine sfruttava Ronaldo Junior? A quanto pare credo di no, però che per aver fatto questa fuga pazza sono riuscito a trovare qualcosa da bere al volo in un bar. Siamo venuti qui perché non potevamo, non possiamo, siamo ricercati a tutti gli effetti, anche se siamo dei bambini, abbiamo 3 stelle, abbiamo avuto 3 stelle, siamo ricercati a tutti gli effetti, infatti sto cercando di fare la parte dell'uomo. Oddio, c'è una palla qui. No, sarà di un bambino che forse qui c'è una fattoria, sarà di un bambino, vabbè. Ragazzi, sto cercando di vedere un po' se arriva la polizia, perché se dovesse arrivare siamo veramente fregati. La cosa che forse più mi addolora è vedere Jasmine, ragazzi, in queste condizioni, vederla dormire per terra quando
nostro padre è, cioè sapete già, siamo ricchissimi ragazzi e dovrei far dormire Jasmine per terra. Insomma ragazzi, penso che per Ronaldo Junior sia veramente un colpo basso. Gli ho detto: Ronaldo Junior, fai mettere Jasmine lì, ma ragazzi, Jasmine non ne vuole sapere, perché forse sta facendo già un grande gesto essere scappata con noi e rimanere qui a dormire con noi. Quindi la situazione è la seguente, ragazzi: abbiamo aggredito una guardia, abbiamo fatto resistenza a un pubblico ufficiale, siamo scappati, siamo ricercati a 3 stelle e per adesso la situazione sembra calma. Ronaldo Junior, senti a me, mettiti qui vicino a Jasmine e riposati, è l'unica cosa che puoi fare. Bene ragazzi, quindi se l'episodio vi è piaciuto, perché adesso le cose continueranno, diteci voi come dovevano andare a finire, perché Ronaldo Junior, ragazzi, siamo veramente preoccupato. Quindi, se vi è piaciuto il video, obbligatoriamente, ragazzi, un bel pollicione in su, pagliacce pagliacce, un commentone come vorreste che andasse a finire, condividete il video con i vostri amici, ovviamente iscrivetevi al canale e fatemi sapere quello che vorreste che accadesse, insomma. Quindi non perdetevi i prossimi video, attivate la campanella delle notifiche. Bene, e come vi ho promesso, Ronaldo Junior anche in queste condizioni, ragazzi, vi saluta le ultime 5 notifiche di Instagram. Per cui saluto Ciccio Boia Official, Michele G2006, Minecraft Creeper, Nicolò5151 e Gianluca2451. Questi sono i 5 bomberini di oggi che Ronaldo Junior ha salutato. E ragazzi, se volete essere salutati da Ronaldo Junior in fuga, fate come lui che viene qui su Instagram e mi viene a seguire. Qui, ragazzi, ricordatevi di farlo, ci mettete 5 minuti così io posso salutarvi a fine video e cerco di fare il possibile. Direi che per oggi è tutto, ragazzi. Ronaldo Junior sfinito, penso che non ce la faccia più. Come cozzo, ragazzi, e ci becchiamo al prossimo video con Ronaldo Junior, che si spera ce la faccia. Ciao!